Buongiorno a tutti, un saluto ovviamente ai rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle forze armate, delle associazioni combattentistiche ed arma e ovviamente all'Associazione Nazionale Ex Militari Internati. Mi hanno fatto due righe che le metto nella tasca, così dico quello che mi viene questa mattina. La nostra è una città, se voi parlate con i vostri genitori, con i vostri nonni, che ha vissuto la tragedia della guerra. Voi siete piccoli, molto spesso guardate, vi capiterà magari di sentire delle cose riguardo alla guerra, oppure di vedere la televisione, delle immagini, magari quando mangiate al telegiornale. Sembrano racconti lontani. La guerra capita oggi in tante altre parti del mondo, ma non da noi. Pensate che non tantissimi non tantissimo tempo fa la guerra è passata anche di qui. Pensate alla vostra città e pensate al fatto che nella nostra città, nelle nostre vie, sono calate dal cielo qualcosa, dal cielo, dal mare, ma anche da terra, ci sono stati qualcosa come 400 bombardamenti, bombe che cadono, che uccidono le persone, che distruggono le case e le vie. Quella è una guerra che ha lasciato delle vittime, delle tragedie, ed è una guerra che si è portata dietro ed era nata con l'idea di qualcuno, in particolare insomma dell'ideologia nazista, con l'idea di qualcuno che appunto qualcuno fosse superiore a un altro, e in quanto superiore l'altro non aveva diritto di esistere, di vivere. Pensate a che messaggio è questo? Come se, adesso io lo banalizzo, lo rendo semplice, ma la cosa è più intensa, dopo ci proverete anche voi a far capire cosa è rimasta di questa cosa, come se a un certo punto qualcuno che è biondo o è moro considera chi non è biondo o moro un essere inferiore, qualcuno che magari è più alto, più basso, che ha la carnagione diversa, qualcuno che ha una fede diversa, una religione diversa. Ecco, quel qualcuno era da annientare, da uccidere. Quanti pensieri diversi avete tra voi? Pensate a un certo momento come se qualcuno, chiunque la pensasse in modo diverso da lui, ecco, quello, proprio perché pensa, sente, ha una fede religiosa diversa, era da uccidere. Pensate a che roba tremenda che è questo. In virtù di questo pensiero, di questa ideologia, furono persino costruiti in Europa, ma anche in Italia, dei campi di concentramento. Pensate appunto a dei luoghi con il filo spinato intorno,
con delle baracche dentro, dove la gente che era di religione diversa, era di fede diversa, era di orientamento politico diverso, doveva essere rinchiusa nelle baracche, doveva lavorare come delle, a volte doveva lavorare ridotta in schiavitù e quasi sempre veniva uccisa. Erano delle fabbriche della morte dove la gente veniva rinchiusa e poi piano piano veniva uccisa, annientata, umiliata dopo mille fatiche, dopo mille torture. Questo è stato non tanto tempo fa, e allora io credo che noi abbiamo il dovere di non solo ricordare, ma di pensare che, come dice qualcuno, come ha detto qualcuno, questo è accaduto davvero, non è un racconto lontano. Pensate che capita anche in altre parti del mondo ancora. Allora, pensare che questo è accaduto in Europa, in Italia, e che qualcuno anche si è opposto, i soldati italiani l'8 settembre che rifiutarono appunto di combattere con i nazifascisti, con i tedeschi, si riunirono per combattere questa ideologia. I partigiani italiani, europei, non solo, combatterono fin dall'inizio chi voleva appunto affermare un pensiero, un'ideologia per cui c'è una razza superiore. Quante razze siamo nella nostra città? L'importante è parlarsi, scambiare, avere la pelle diversa e poi magari avere la stessa S un po' romagnola come quella che ho io, che non sono riuscito nel tempo a farmela passare. Quindi noi come città abbiamo già da tempo deciso, pensate, oltre 50 anni fa, di istituire un progetto sulla memoria, una giornata della memoria, una giornata nazionale. Ma noi già 50 anni fa, chi è venuto prima di me e prima ancora, ha deciso che tutti gli anni dovevamo fermarci nella nostra città e pensare appunto che tutto questo è accaduto, che la guerra è accaduta, che le persone venivano rinchiuse nei lager, in questi campi di concentramento, che venivano torturati, che venivano uccisi. Io lo so che posso usare anche delle parole un po' dure, ma le parole sono parole che hanno un senso se sono vere. Se sono un po' false, un po' così, un po' colorate, un po' addolcite, a volte non sono efficaci. Pensate che in quei campi io ho avuto la fortuna di visitarli e mi auguro anche che quando voi crescerete, andrete in giro per l'Europa, cercherete un lavoro, magari passiate di lì tra qualche anno a vedere cosa è successo. Pensate che in alcune di queste baracche la gente, fate conto, una comitiva come questa, veniva appunto rinchiusa nelle baracche, poi a un certo punto le facevano uscire dalla baracca, andava in un'altra baracca a fare una doccia, dicevano così, andiamo a fare una doccia, vi pulirete. C'erano proprio le docce in queste baracche, c'erano i rubinetti, sembrava appunto che ci si andasse a lavare, invece dell'acqua lì usciva il gas. E tutta questa gente, come noi oggi, moriva di gas, moriva asfissiata. Questo è quello che è successo, per questo noi lo vogliamo ricordare, anche nella nostra città, che ha avuto la tragedia della guerra, ha avuto la capacità anche di risollevarsi. Oggi, e ho finito, ci sono delle scelte da fare, adesso siete qui, guardate anche la storia che passa, voi adesso siete bimbi, crescerete. Lì c'è un monumento che ricorda quanto è accaduto ed è di fronte a questo monumento, dopo ci andiamo, a queste reti arancioni. Queste reti arancioni sono un cantiere su cui si discute, alcuni sono d'accordo, altri meno. E però guardate che è un cantiere che se noi avessimo solo anche la curiosità di approfondire meglio, capiremmo che magari è un cantiere che a voi, magari non a noi perché crea disagio, però a voi farà stare meglio, perché sapete che le nostre città, che è cresciuta dalla guerra, è uscita dai bombardamenti, poi, come dire, ha avuto la necessità di costruire qualcosa, è diventata una capitale del turismo, casa, alberghi, c'era la necessità di uscire dalla fame, forse non si è, giustamente, i momenti storici sono questi, pensato anche ad uno sviluppo coordinato, ad una visione, che magari alberghi e strade dovevano avere certo tipo di strade, non c'era questa 60 anni fa questa visione. E allora
Questo è un cantiere che ad esempio permetterà di non usare sempre solo la macchina in città. La macchina in città inquina, fa PM10, fa quelle polveri sottili che fanno male alla salute. Quando mi siete venuti a trovare, ovviamente dite ai vostri genitori, non ci eravamo messi d'accordo. Voi avete fatto un decalogo semplice, non rancoroso, gli adulti pensano, sono rancorosi, il vicino di casa. 4, 5, 6 punti, ve li ricordate? Alcuni ci siamo visti. Tra questi punti c'erano più verde, più parchi, più piste ciclabili. Cioè l'idea di una città dove si esce e non si è in guerra con la macchina, non si è in guerra con il vicino. Ecco, allora questo qui è un cantiere che adesso crea disagi e che magari ci permetterà di andare tra Rimini e Riccione senza l'auto e fermandoci, andando magari a scuola. Voi potrete andare a scuola senza il pericolo, come dire, di uscire di casa. Ecco, allora cosa c'entra questo cantiere? C'entra perché c'è un senso nelle cose. Di fronte c'è un monumento che ci ricorda la tragedia, l'olocausto, quelle persone che sono morte nelle camere a gas, e noi dobbiamo guardare ad un futuro che magari cambia la città, incominciando a cambiare le nostre abitudini, perché tutti vogliamo tutti, poi quando qualcuno deve cambiare la propria abitudine, io di solito giro in bicicletta, oggi sono venuto in macchina. Avrei potuto fare uno sforzo e mi sarei potuto organizzare in modo diverso, però sono venuto in macchina. Dovrei cambiare più anch'io le abitudini. Ecco, oggi siamo qui in questo parco dove c'è un monumento che ci ricorda quelle camere a gas, la guerra, e di fronte c'è anche una speranza di futuro, di cambiamento. Noi pensiamo, e voi me l'avete insegnato, che guardare avanti a tra 10 anni, 20 anni è importante, straordinario, immaginare cosa ci può essere di meglio nella nostra città, ma abbiamo capito, ce lo siamo detti insieme, che guardare avanti è più solido, è più forte, se si ha salda anche la memoria da dove si viene, di che cosa è successo, la memoria, perché sennò tutto uguale, sennò domani si alza uno e comincia a dire che forse chi ha una pelle diversa dalla tua, appunto, ha qualcosa di meno da te, e quel qualcosa di meno da te ti porta ad avere degli atteggiamenti. Allora guardiamo al futuro, ma ricordando ciò che è avvenuto. Io vi ringrazio perché so che voi avete lavorato. Vedete, guardate, sembra che siamo... Io sono in mezzo, voi siete il futuro. Qua c'è chi ci ha dato la libertà. Io sono un po' in mezzo. Se questa comunità si tiene, si scambia, loro vi raccontano cosa è successo. Voi raccontate a loro che magari le macchine dei vostri genitori possono stare un po' più a casa perché così uscite in bicicletta. Se ci si parla in una comunità e si trasmette la memoria, il senso del futuro, questa comunità cresce meglio e cresce insieme. Vi invito, se vorrete, nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, ad andare a visitare una piccola grande mostra che è in Piazza Cavour, che è la mostra che ospita, come dire, la storia di Anna Frank. Anna Frank era una bambina ebrea, era una bambina olandese ad Amsterdam, che viveva in una casetta ad Amsterdam. Quando i tedeschi arrivavano nelle città, entravano nei luoghi dove pensavano ci fossero ebrei, ma anche altri, li deportavano, li prendevano, li portavano su dei treni bestiali, dei treni allucinanti, li portavano nei campi di concentramento. Anna Frank era una bambina che voleva scappare, si era chiusa in questa casa, era sgaiattolata nei rifugi che lei si era costruita in una soffitta e poi si era nascosta in una botola, e mentre era lì che sperava che non la trovassero, ha raccontato la storia sua e della sua famiglia. Noi oggi siamo qui con la memoria, con un cantiere che sì, crea dei problemi ma guarda al futuro, e però passate da Piazza Cavour con i vostri maestri, con i vostri insegnanti, a vedere anche la mostra di Anna Frank, che era una bambina un po' più grande di voi, più o meno della vostra età, e che ha scritto in modo indelebile, che rimarrà per sempre, tutte le sue memorie rispetto a quella tragedia che è successa in Europa e in Italia. Grazie di essere qua, buon lavoro, l'ho fatta un po' lunga ma ho buttato via la carta e mi sono venute in mente alcune parole che volevo dirvi. Grazie.